pieno e travolgente movimento la politica dei paesi dell'Europa orientale. In Polonia, Władysław Gomułka viene nominato primo segretario del partito. Così colui che, per avere sostenuto un regime socialista indipendente dal controllo moscovita, era stato 8 anni fa espulso dal Partito Comunista e successivamente imprigionato, diviene il vero arbitro della situazione polacca. Le edizioni straordinarie si succedono a ritmo frenetico. In questi inebrianti giorni non si dorme più. Gli uomini, come liberati da un lungo incubo, hanno bisogno di parlarsi, di urlare la loro gioia, di respirare a pieni polmoni questa nuova aria che sa di libertà. Altre volte in questi ultimi anni Varsavia ha visto simili massicce manifestazioni popolari. Erano adunate concertate e obbligatorie. Oggi, spontaneamente, l'intera città si reca ad ascoltare i capi della nuova Polonia. E le parole sono quelle che tutti si aspettano. Abbiamo passato il Rubicone, afferma Gomułka. Non torneremo mai più indietro.